Calladita yo te doy, calladita yo te doy. Figa c'è, il fatturato è tornato, quindi sono a posto, a regime. Nella scorsa puntata abbiamo assistito a grandi rivelazioni. Mi sento latino, è nel sangue. Chiarimenti pepati. Scusa, cosa? E abbiamo premiato la miglior protagonista femminile. Ma le sorprese e i premi non sono ancora finiti. Carichissimo. Una riunione. Quindi prepariamoci per una nuova puntata evento, presentata da Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e una guest star d'eccezione. Direttamente dalla seconda edizione, Matteo Diamante. Benvenuti a Talk on the Beach. Bravissimi, come sono cariche anche qua, devo dire. Che cariche sono? Bene, bene. Ma lui ce l'hai duro? Alza un po' la testa, fallo così. Vai, abbassa pure la maschera ora. Ora? Chi è che ti ha baciato delle due? Giulia. Che momento! Si aggiudica il premio come miglior maschio protagonista di Ex on the Beach 3. Oh! Matte, ti ricordano qualcuno queste due ragazze che erano in villa con te? A me mi ricordano molto Clea e Fabiana, hanno un po' quelle... Mi sarei voluta trovare nella tua situazione, sinceramente. Io volevo sotterrarmi. Ma io vorrei chiedere quali sono i segreti per essere una ex perfetta. La vedevo un po' in difficoltà. Cioè, comunque lui ha alzato la voce, usava dei toni che non mi stavano piacendo e mi sono sentita di rispondere al posto suo. Sicuramente è una parte della mia cioè, vita. Che cosa quindi, provi? Cioè, nel senso, ho trascorso molto tempo con lei. Oh, cioè. Amore, sì, però, cioè... Dico, meno male. Copriamola. Non ce l'ho fatta, non me li metto, meno male. C'è il mio fidanzato qua, non è ancora. Ma a un certo punto è arrivata Giulia. Quindi vorrei sapere perché lui praticamente se n'è andato un po' dalla sua parte. Perché nella mia vita sono un centro di collocamento per gli uomini e ha colpito anche stavolta Donato facendolo innamorare di Giulia. Signori, un attimo di suspense, grazie. L'Ex on the Beach Award per la miglior nottata va a... Solo che non l'aveva presa molto bene Manuel. No, si era offeso. Infatti la volta dopo non l'abbiamo messo in mezzo nella canzone, così si impara. Esatto.